I partiti, come abbiamo detto, si posizionano. Bene, ma tra tutte le analisi che sono state fatte sugli ultimi avvenimenti, spicca tra tutte le analisi una che è stata dedicata dai giornali all'intervento della corrente di Cuperlo da parte di un giovane irpino, Nicolas Ferrante, il quale si è veramente imposto all'attenzione dell'uditorio. E da Repubblica, Corriere della Sera e i giornali locali riportano questo intervento. Nicolas Ferrante è ai nostri microfoni. Vediamo un po' che hai detto. Innanzitutto buonasera. Io nel 2013 sostengo la candidatura di Matteo Renzi perché pensavo potesse effettivamente rinnovare il Partito Democratico. Poi con il tempo questo rinnovamento è venuto meno. Infatti se guardiamo gli ultimi avvenimenti, soprattutto nel Mezzogiorno, il Partito Democratico è stato affidato ai notabili locali, quindi è venuta meno, diciamo, la mission che Renzi si era dato inizialmente. Per un certo periodo ha parlato di lanciafiamme, non abbiamo visto nemmeno un accendino. Quindi questo credo sia stato uno dei fattori che hanno indebolito la leadership di Matteo Renzi, perché abbiamo trovato una simmetria tra quello che era prima e quello che c'è dopo, fermo restando che non sono giovane, non giovane quanto, diciamo, anacreticamente me lo sento molto vicino Matteo Renzi, ma io al concetto di rottamazione non ho mai dato così tanto peso, non ho mai condiviso in toto il semplice fatto che un giovane ha bisogno dell'esperienza accanto. Io ho 21 anni, ho 21 anni. Ognuno, quindi nel momento in cui cresce, deve fare sempre affidamento a chi è più grande, a questo consiglio. Ora, ovviamente il consiglio può tenerne conto o meno, ma in una guida c'è sempre bisogno. Se tu vai a rottamare tutto, non rimane più nulla. Ecco, infatti il Partito Democratico alle elezioni del 4 marzo non è rimasto nulla. È stato un Senti terremoto. Nicolas, quanti anni hai? Da 21. Il 1 maggio 22, quando fai politica? da quando avevo 17 anni. 17 anni ho fatto la prima tessera del Partito Democratico, diciamo 3 mesi, 2 mesi prima che Renzi vincesse il congresso nel fine 2013, però ho iniziato a seguire la politica da quando avevo 10 anni come interesse, 10 anni dalle scuole medie, più o meno nasce questo interesse per la politica. Ovviamente a 10 anni uno non è che può capire tutto, cerca di incuriosirsi, apre una pagina di Senti, giornale, eccetera. hai letto per caso l'intervista di Veltroni al Corriere della Sera? È un'intervista di qualche giorno fa, io sapevo, l'ho letto qualche giorno fa un'intervista di Veltroni in cui parlava anche di una alleanza con i 5 Stelle, o meglio, diceva che fosse possibile un'alleanza con i 5 Stelle nel momento in cui ci fosse la legge di Mattarella. Io Beh, quell'intervista lì ho letto. senti Nicolas, l'ultima domanda. Tu hai mosso delle critiche alla gestione del partito, sia in sede nazionale che in sede locale in Irpinia. Beh, ti volevo chiedere, nonostante queste critiche, tu resti nel PD? E sei ancora sulle posizioni di Renzi? Secca la risposta, mi raccomando. Certo che resto nel Partito Democratico. Io penso che il Partito Democratico sia uno degli esperimenti politici, diciamo, più importanti degli anni 2000. Il Partito Democratico nasce per fondere due grandi tradizioni, fondamentalmente, quella democristiana e quella proveniente dal PC. Oggi deve, diciamo, rigenerarsi.
deve stare al passo con i tempi. Da quando è nato da una fusione fredda. Io concordo in parte con quello che sta dicendo Massimo Cacciari da un po' di tempo a questa parte, cioè il Partito Democratico c'è stato un errore fin dalla nascita. Ecco, a distanza di 10 anni, dopo questo tracollo alle politiche, penso che debba essere ripensata appunto questa funzione del Partito Democratico, alla luce anche di uno schieramento politico che cambia, che si evolve. Non mi hai risposto però ad una domanda, resti accanto a Renzi. Renzi ha fatto un passo indietro, quindi ora si andrà ad aprile, quello che ho visto, l'Assemblea Nazionale, lì bisognerà valutare se andare al congresso o eleggere in Assemblea un nuovo segretario. Ok, bene, ti ringrazio e ti auguro buona attività, ci sentiremo. Ciao. Grazie, grazie a lei.